Bene, buongiorno agli amici di Como Caffè, eccoci qua in centro città, sul lungo lago di Como, una bellissima giornata, sperando che sia così anche sabato, quando arriverà qua, alle nostre spalle, il Giro di Lombardia. Con noi oggi, lo ringraziamo, l'assessore allo sport del Comune di Como, Marco Galli. Buongiorno assessore, grazie di essere qua con noi. Allora, mentre arrivavamo qua, abbiamo già visto in giro alcuni appassionati, diciamo così, di ciclismo con il caschetto. Questo significa che sono arrivati con anticipo, perché sabato c'è in Lombardia, ma domenica c'è qua sul lungo lago la Gran Fondo. Esatto, la Gran Fondo che dopo tanti anni finalmente ritorna in città, e siamo molto emozionati, è un'attesa importante per noi, circa 1400. Ecco, 1400 iscritti. appassionati. È un numero, se ci pensi bene, cioè riempi tutta la piazza. Dopo 11 anni poi di abbandono rispetto a questa manifestazione, quindi veramente siamo molto in apprensione, speriamo che vada tutto bene. Come ribadisco sempre, la felicità e la gioia di noi appassionati non deve assolutamente andare a dar fastidio, ostacolare invece tutti coloro che magari non vivono così direttamente il ciclismo, per cui speriamo che tutti siano comunque contenti. È chiaro, ecco, assessore, la tua presenza è anche quella per dire, è chiaro che domenica inevitabilmente, di fronte a un numero che ci hai appena detto, sulle strade ci saranno disagi. Chiedete un po' di comprensione. Allora, chiediamo la comprensione, sarà una giornata di sport bellissima, molte persone che arrivano da fuori come per sì pedalare, ma anche per vedere le nostre bellezze. Quindi sì, chiediamo un po' di pazienza, abbiamo cercato di organizzare al meglio, ringrazio tutti coloro che si sono veramente spesi in questa organizzazione, a cominciare dal prefetto, la questore, le forze dell'ordine. Insomma, speriamo che vada tutto bene. Il meteo da stasera non lo guardo più, perché vado in ansia, perché no, saranno due giorni un po' importanti. Beh, di solito però il Giro di Lombardia è associato alle foglie morte, no? Sì. È la classica delle foglie morte, quindi ovviamente è clima autunnale, però un autunno come oggi andrà benissimo, assolutamente. Andrà bene. Che indotto rappresenta per Como, al di là dell'aspetto sportivo che è importantissimo, ma per Como cosa significa questi due giorni? È un biglietto da visita per tutti coloro che non conoscono anche questo aspetto della città. In un periodo, appunto, come si suol dire, cosiddetto delle foglie morte, invece crediamo che la città possa veramente continuare a prolungare questa grande estate fortunata di turismo e di persone incuriosite dalle nostre bellezze. Quindi sarà un modo diverso per loro, per i ciclisti, di visitare la città, il lago e quello che di bello noi possiamo offrire. L'asse turismo, sport, cultura, commercio, sicuramente noi dovremo coltivare questa direzione in questi prossimi anni. C'è molta collaborazione con gli assessori, il sindaco ha dato linee molto chiare su come muoverci in questa direzione. Questo è un primo grande evento che abbiamo, diciamo, assemblato, speriamo che vada tutto bene. Ecco, siamo qua sul lungo lago, tra poche settimane c'è anche il rally, sì. Tra l'altro il rally di Como, è un autunno per lo sport vivo, vivace. Molto. Diciamo che è una volata lunga, perché abbiamo cominciato ormai da qualche settimana con eventi internazionali di varie discipline. E l'autunno si chiuderà appunto con rally, con lo storico rally. Niente, siamo veramente molto contenti di aver fatto questo inizio di assessorato così ricco, impegnativo. Sì, ci sono stati anche diversi problemi legati alle strutture ovviamente sportive, che ecco, facciamo una riflessione e poi chiudiamo con il Lombardia. Anche dal punto di vista delle strutture per quanto riguarda Como, ti stai dando da fare, ovviamente ti sei trovato comunque alle prese con delle situazioni un po' complicate, Marco? Sì, alcune complicate già le conoscevamo, altre invece sono novità dell'ultimo momento, come per esempio la piscina di Mugio, che in questo momento ha difficoltà di temperature d'acqua. Mi dispiace dover verificare che non è dipendente da noi questo problema, è un problema legato a Como Calo, che non riesce a erogare una temperatura sufficiente. Problemi risolvibili, però sommato a Campo Coni ritardo dei lavori, sommato a Sinigaglia ritardo, cioè, in realtà ne abbiamo di cose da sapere. Allora, io voglio chiudere questa intervista facendoti sorridere, perché ti dico, e anche vi invito il nostro operatore, se possiamo solo leggermente girarci, guarda quanta gente, quanti turisti, quanti stranieri ci sono in questo momento a Como. Sì, a 5 di ottobre
la città è ancora veramente piena di stranieri, di turisti. Ieri sera siamo andati a vedere l'area Camper, per esempio a Tavernola, tutte le piazzuole occupate, siamo veramente soddisfatti. Credo che si potrà negli anni prolungare questa ondata di turismo che negli altri anni vedeva solo l'interessamento del periodo primavera-estate. Forse l'autunno e forse anche il clima ci gioverà. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.